Ciao, io sono Bidi Blanca, sono una cantautrice di Reggio Emilia e ho scritto e scrivo da quando ne ho sentito il bisogno in realtà, quindi più o meno dall'età di 15 anni. E in realtà non mi piace molto dire che la musica è la mia vita e queste cose qua mi imbarazzano un po' in realtà, perché probabilmente credo sia un po' il contrario, dal momento in cui smetto di vivere realmente le cose, di godermi realmente appieno le cose, la musica quasi involontariamente si blocca perché è come se si radicasse negli attimi della vita quotidiana, frenetica o non. Il mondo sonoro che sento più vicino, diciamo, è molto variegato perché io sono nata dormendo con il più sincero cantautorato italiano, quindi grandissimi nomi che tutti conosciamo: Fabrizio De André, Mina, Mia Martini, Gaber, Dalla. E dopo crescendo ho cominciato ad esplorare il mondo del cantautorato in forma anche più moderna, però mi sono accorta che a un certo punto, cavolo, volevo sperimentare e quindi cercare delle sonorità giuste. Domande dal pubblico. Vado con la prima. Allora, fatti una domanda scomoda. Fatti una domanda scomoda. Oh, ma cattiva. Oh, mi aiuti con le domande scomode? Anche quella è una domanda scomoda. Usi droghe? No, è tipo no, quindi sono a No, è finita. posto. Tè alla pesca o tè al limone? Allora, se stiamo parlando di estate, ovviamente alla pesca. Però in generale, se io vado al bar e ho 15 anni, non prendo tè, prendo la Coca-Cola. Frase citazione che non dimenticherai mai. Ama e ridi, se amor risponde, piangi forte se non ti sente. Ok. Genere musicale che non sopporti. Allora, un genere che non sopporti non è un genere, ma è un atteggiamento che si ha nella scrittura e poi nel canto che prevede insulti gratuiti per il piacere di dire bitch. Lo dico anch'io, però è contestualizzato. Quanto sei felice? Cavoli, in questo momento un sacco. Me la godo poco la felicità, mi dura pochissimo, circa 1 o 2 ore. Poi dopo arriva subito l'ansia che tende a divorare il confine della felicità. Scorpione, scorpione. Però in questo momento posso dire che sono felice, ancora di più se mi laureo. Con quale cantante faresti un featuring? Allora, io farei un featuring con una donna, perché mi piacerebbe molto avere un contatto diretto con una mente femminile. E tra queste ovviamente Margherita Vicario sicuramente mi piace molto, Dito nella piaga mi piacerebbe tantissimo e Big Mama mi piace un botto, la stimo troppo perché mi dà energia e lei ci fa il culo a tutti. Ci fa da non censurare, cioè lei boom e io shh, Big Mama, lei cioè il genere non è uno dei miei preferiti, però il suo coraggio io veramente, cioè brava, lo stimo tantissimo. Se dovessi scegliere un superpotere, quale sceglieresti? Allora, sono indecisa, cioè a me una cosa che piacerebbe tantissimo, questo proprio lo sento, cioè viaggiare indietro nel tempo, ma non per le mie cose, tipo relazioni passate, tradimenti, quello no, mi piacerebbe proprio tornare periodo o Medioevo o 1500 con Ludovico Ariosto.
Davvero? Un botto, perché lì, ma la, le condizioni sociali proprio, cioè, ma anche il Medioevo, anche se lì era bello, bello violento tra streghe eccetera eccetera, però comunque aveva un suo perché, ma il 1500, anche il 1700 con l'illuminismo, forse però Ludovico Ariosto con il suo Orlando Furioso, minchia, mi piacerebbe troppo lì. Ciao raga, grazie mille di essere stati qui con noi e non dimenticatevi di guardare la live sul canale. Mua, un bacio, Bidi Blank. Ansia bevi sempre meglio di me.